abbastanza un po' troppo stretta per le nevi profonde, polverose e anche in crosta. Dal meglio di sé in nevi più compatte e in pista, ottimo nelle curve strette, buona la stabilità. Non è per un freeride con nevi polverose. Uno sci fantastico per curve medio strette, proprio mi sono stradivertito anche in pista, ho fatto un corto raggio strabiliante. Ovvio, nelle curve un po' ampie, quando si prende un po' di velocità, sbatte un attimino, ma alla fine va bene. Se si pensa anche che non è proprio larghissimo al centro, comunque galleggia molto bene nella polvere. Uno sci molto rigido, l'ho trovato anche un po' faticoso, però in pista va molto bene. La parte pista è reattivo e conduce molto bene. Fuori pista adatto forse a una neve primaverile, un firn, qualcosa del genere. A mio avviso questo sci è più adatto alla pista che al fuori pista. Difatti in pista si comporta bene, ha un'ottima conduzione sia in tutti gli archi di curva. In fuori pista io l'ho trovato che galleggia poco e quindi è poco maneggevole ed è difficile da far curvare. Uno sci che mi è davvero piaciuto, pur essendo stretto, ha una buona galleggiabilità perché ha la punta un po' recuperata, gli permette di galleggiare molto bene in neve fresca. Un bello sci, facile, molto bello, in pista conduce bene, è abbastanza reattivo, in fuori pista, vabbè, visto che ho 82 al centro, ha poca galleggiabilità e secondo me le code un po' morbide non ti permettono di rompere quando c'è una condizione come oggi, un po' di crosta.